Siamo con l'avvocato Gianluca Crespi, partner di Elexia e protagonista della prima tavola rotonda dedicata all'automazione della forza lavoro. Grazie innanzitutto di averci raggiunto. Grazie a voi. A proposito di nuove tecnologie, una tecnologia che si sta imponendo sempre di più è assolutamente la blockchain. Blockchain che da una parte può portare grandi vantaggi in termini di trasparenza e di sicurezza, ma che pone anche delle problematiche se si pensa alla privacy e alla irreversibilità dei dati. Qual è il suo bilancio? Dunque, innanzitutto capiamo di che cosa stiamo parlando. La blockchain è una sorta di registro condiviso, composto da tutta una serie di informazioni che vengono caricate sulla rete e poi spalmate su una serie di utenti che partecipano alla rete. Questo in estrema sintesi, senza entrare troppo nel tecnico. Per lo stesso funzionamento della blockchain, ciascuno dei blocchi di cui è composta la rete è certificato, ma certificato in se stesso, nel senso che la rete è talmente difficile da alterare che una volta inserito una certa informazione in un blocco non è possibile estrarla piuttosto che modificarla senza alterare tutti gli altri blocchi che sono collegati al blocco di cui stiamo parlando. Oggi la certificazione ha anche avuto una conferma legislativa, perché c'è stato un intervento normativo molto recente che ha di fatto confermato la certificabilità di alcune informazioni nell'ambito della blockchain. Mi sto riferendo al decreto di semplificazioni convertito in legge nello scorso mese di febbraio, che di fatto ha riconosciuto che ciascuna informazione nell'ambito della blockchain è munita di data e di ora certa, con la conseguenza che la blockchain può di fatto essere una nuova forma di registrazione di informazioni, al pari del registro delle imprese piuttosto che del pubblico registro automobilistico, eccetera, eccetera. È chiaro che nel momento in cui si maneggiano tutta una serie di informazioni attinenti, per esempio, ai dipendenti, per parlare delle cose di cui io tratto, è importante adottare delle cautele, adottare dei modelli organizzativi che consentano di sfruttare la tecnologia senza evidentemente invadere più del dovuto la sfera di riservatezza dei singoli lavoratori, dei singoli dipendenti. Questo come si realizza? Adottando dei modelli organizzativi, adottando quindi degli strumenti in azienda che consentono di sfruttare le potenzialità della tecnologia nei limiti delle regole del gioco. Ecco, quando si parla di blockchain ci si riferisce inevitabilmente agli smart contract che vengono percepiti come una minaccia per il lavoro di avvocati e notai nel presente ma soprattutto nel futuro. È effettivamente così? Allora, diciamo che da un certo punto di vista mi auguro di no, per una questione, personale, facendo io il legale. Certo, determinerà un'evoluzione della nostra operatività, perché lo smart contract altro non è che la declinazione informatica di un contratto, cioè è un applicativo informatico che traduce un'intesa tra le parti, tale per cui al raggiungimento di un certo al verificarsi di una certa condizione si verificano automaticamente certi effetti. Io credo che, quantomeno nell'immediato e per il mondo che vedrò io, non ci saranno degli impatti così significativi, perlomeno sull'operatività degli avvocati, nel senso che ovviamente le clausole vanno scritte, poi ci sarà evidentemente l'informatizzazione delle clausole, però tutto il lavoro a monte è un lavoro che continuerà a fare l'uomo. Ecco, si richiede un cambio di pelle da parte dell'avvocato ed evidentemente anche da parte dei notai. Si richiede di essere sempre più aggiornati e sempre più flessibili rispetto alle nuove tecnologie, che obiettivamente qualche impatto sulla nostra attività ce l'hanno. Perfetto, ringraziamo l'avvocato Gianluca Crespi e io vi restituisco la linea. Grazie mille. Grazie.